Buongiorno a tutti, sono Panieri Riccardo del mio mondo giocoroso e oggi vorrei proseguire con voi il nostro cammino nel mondo della giocoleria, nel favoloso mondo della giocoleria, sottolineiamo. Ok, oggi sono sempre con le mie palline favolose e voglio continuare a insegnarvi quel che vi sto già insegnando. Per ora, se avete seguito il mio canale, vi ho insegnato praticamente solo questo, come giocolare con tre palline in base. Però il mondo della giocoleria è veramente vasto, soprattutto le palline in cui sono specializzato. E le tre palline soprattutto una miriade di varianti. Cominciamo con le cose base. Dopo la cascata di solito si impara la cascata inversa, la traverse come alcuni chiamano. Questa. Come la facciamo? Il procedimento è molto molto simile con le rispetto alla cascata base con le tre palline. Ok, partiamo sempre da una pallina. Tutti i tiri vengono fatti verso l'interno. Prima il procedimento era movimento della pallina, tiro all'interno. Stavolta faremo il tiro verso l'esterno, quindi il movimento non sarà più così, ma così, stesso ma storto. Ovviamente è fondamentale che i tiri siano sempre alti uguali, sia con una mano che con l'altra, e cominciate a prendervi un punto fisso, vedete, un pochino più alto della testa, vi consiglio. Passiamo alla seconda pallina, faccio velocemente che è la stessa cosa con le tre palline e la cascata normale, solo in un tiro diverso. Stessa roba con le due palline. Il tiro sarà uguale, stessa cosa che abbiamo la mano troppo piccola per due palline, quindi sta per arrivare la pallina e lanciamo, solo che in questo caso, quando la pallina sta arrivando da un lancio esterno, noi prima facciamo così, verso l'interno. Stavolta faremo il tiro verso l'esterno, quindi uno e due. Uno e due, vedete? Fate un po' con una mano, un po' con l'altra, uno, due. Uno, due. Fate con una mano, poi con l'altra, uno, due. Uno, due. Imparate molto bene questo, ho sbagliato adesso. E passate alle tre palline. Le tre palline come sono? 1, 2 e vi fermate. 1, 2, vi fermate. Aggiungete un palleggio. 1, 2, 3, vi fermate. E aggiungete un altro. 1, 2, 3, vi fermate. 1, 2, 3, vi fermate. 1, 2, 3, vi fermate. Continuate così per molto, molto finché non avete assunto molta pratica. E aggiungete un altro palleggio. 2, 3, 4 e vi fermate. Non esagerate, è fondamentale nella giocoleria essere rilassati. Adesso mi vedete un po' teso e stanco perché mi sono andato per un bel po', però sto provando a insegnarvi nel modo più veloce possibile perché un video di 15 minuti sarebbe troppo pesante. E soprattutto non vi sottovaluto, ve lo spiego brevemente in un modo molto semplice io fratello, in modo che penso che almeno okay, tutti capiscano. Ok, continuiamo. Si parte sempre da dove abbiamo due palline, come ho già spiegato. 1, 2, 3. Noi praticamente il concetto è questo. Una volta capito il passaggio, il movimento, è solo questo di imparare a atturare. Quindi aggiungete sempre un palleggio, vedete? Oh, oh, il movimento finale sarà questo. La cosa fondamentale è non confondersi e fare tiri interni che esterni. Vedete, sono tutti esterni. Vi ringrazio di avermi seguito anche oggi e ci tengo a precisare che nei prossimi giorni continuerò a fare un cammino nel mondo delle tre palline. Questa era la cascata inversa, ve l'ho spiegata molto velocemente, ma è praticamente uguale alle tre palline normali, solo che i tiri sono verso l'esterno, bastava dirvi questo. Era inutile continuare per un bel po' a farvi esempi, dirvi che è possibile sbagliare, perché è ovvio che sbaglierete imparando. Anche se siete dei mostri con questo, all'inizio il movimento questo sarà molto diverso, perché la vostra mente si è abituata a questo tiro verso l'interno. E una volta che avete fatto molto questo, abituarsi anche verso l'esterno è molto difficile per voi, ma anche per me lo è stato, forse più di voi perché ero legato. Però so che imparerete, se avete problemi, volete un approfondimento, chiedetemelo. Io ci ho tenuto a fare un video molto breve per dirvi proprio quei 3 minuti tac e basta. E vi ringrazio e chiedetemi qualunque cosa, per consigli, suggerimenti.